No, io l'orto invernale non lo faccio, è troppo difficile, c'è il freddo, fo solo quello estivo. Ma no, guarda qua che ben di Dio si può tirar fuori d'autunno! Andiamo a vedere gli ortaggi più resistenti al freddo. Il premio per la resistenza al freddo va ai cavoli, in particolare al cavolo nero, che grazie alla sua superficie rugosa resiste tenacemente. In più i cavoli hanno sulla superficie della foglia una speciale cera che fa scorrere via l'acqua. Praticamente hanno il superpotere dell'impermeabilità. Questo naturalmente li isola dal freddo. I radicchi si proteggono chiudendosi a riccio in questo modo e hanno delle belle foglie coriacee che resistono al freddo. E poi ancora abbiamo le cipolle, le varietà invernali, e i finocchi che, anche se non sono proprio resistentissimi, magari vanno coperti, riescono ad arrivare bene fino a dicembre. Insomma, con l'orto invernale c'è da divertirsi parecchio. Ultimamente, visto il cambiamento climatico, mi viene quasi meglio di quello estivo. Quindi segnati questi ortaggi e prova per l'anno prossimo. Trapianti da luglio in poi.